Ben ritrovati amici di The One Channel, io sono Francesco e oggi andremo alla scoperta dell'acino. Nuova puntata di Approfondiamo Insieme, nella quale andremo a conoscere più da vicino l'acino, questo oggetto di forma sferica, ellittica o a forma di corno, dalla quale si ricava poi il vino che andiamo a trovare nel nostro bicchiere. Ma dovendo partire da una definizione di acino, sono andato su un dizionario, come potete fare anche voi a casa. In questo caso ho preso il dizionario Garzanti, che cita testualmente ognuna delle bacche che compongono il grappolo d'uva. Infatti l'acino fa parte di un sistema un po' più complesso, che è quello del grappolo, che è composto dal raspo e appunto dagli acini, che sono l'infruttescenza della pianta della vite, quindi è il frutto sostanzialmente che produce la vite, dalla quale poi noi andiamo a ricavare il vino, ma anche l'uva da tavola che viene mangiata. Ma dovendo andare a vedere quale significato assume la parola acino, possiamo trovare il suo utilizzo anche nel campo dell'anatomia. Infatti alcune parti del corpo sono chiamati acini proprio perché ricordano la struttura del nostro frutto, dico impropriamente frutto, che in realtà non è, per quanto abbiamo detto prima, oppure nel campo della gioielleria. I grani o i semi o gli acini di una collana o di un rosario, ma è anche stata utilizzata in tempo antichi, soprattutto da orefici e farmacisti napoletani, per indicare una determinata quantità di prodotto, quindi era anche uno strumento, una unità di misura. Che dire, tornando invece all'acino, quello che a noi interessa, quindi quello con il quale produciamo il vino, possiamo andare a vedere qui, come vediamo nella nostra immagine, il fatto che sia composto sostanzialmente da quattro parti: il pedicello, la buccia, la polpa e i vinaccioli, questo in ordine dal più, diciamo, esterno al più interno. Non tutti sono utilizzati nella produzione del vino, anzi alcuni è meglio eliminarli fin da subito, e parliamo sostanzialmente del primo e dell'ultimo, quindi del pedicello e dei vinaccioli. Questo perché? Perché essendo composti principalmente da sostanze legnose, possono dare un cattivo sapore, un sapore non gradevole al nostro vino, e quindi vengono solitamente eliminati nelle prime fasi di produzione, di vinificazione. Di fatto il pedicello è quella pezzettino, quella parte legnosa che tiene agganciato ogni singolo acino al raspo, mentre invece il vinacciolo è il seme, o i semi meglio, contenuti all'interno della polpa, che vengono sì eliminati, sempre per le stesse motivazioni del pedicello, però trovano comunque un loro utilizzo sotto forma di olio ricavato dalla loro spremitura nel campo della cosmesi o nel campo dell'alimentazione, quindi soprattutto per fare olio che viene utilizzato per fritture oppure anche per condimento. Quindi, come vedete, come abbiamo detto anche in altre puntate, dell'uva non si butta via nulla. Arriviamo invece alle parti che più ci interessano, che sono quelle della buccia e della polpa. E partendo dalla buccia, che è lo strato più esterno, cosa possiamo dire? La buccia rappresenta all'incirca il 10-15% dell'acino, a seconda del suo spessore che gioca particolare gioca una particolare ruolo, a cui bisogna prestare una particolare attenzione, soprattutto in fase di coltivazione. Vitigni che hanno una buccia particolarmente sottile sono più soggetti a danni che potrebbero essere causati da, ad esempio, il vento o dagli agenti atmosferici, mentre invece una buccia più spessa è solitamente indicata per i vini che devono subire appassimento. Questo perché appunto, resistendo alla perdita
di acqua riducono la possibilità che il chicco possa comunque rompersi e quindi andare a causare poi del marciume all'interno dei grappoli sottoposti a questa tecnica di vinificazione. Quindi abbiamo detto la buccia, spessore molto importante, ma anche il suo contenuto. Infatti la buccia ha la responsabilità all'interno del vino di due caratteristiche principali, sostanzialmente quella che fornisce sicuramente il colore al nostro vino, ma anche alcuna parte delle sostanze gustative e quindi contribuisce alla riconoscibilità e alle caratteristiche visive del nostro prodotto finito. In particolare, dovendo prendere la parte, diciamo così, di colore e quindi la parte polifenolica, perché sono i polifenoli che di fatto contribuiscono al colore del vino, abbiamo sostanzialmente tre sostanze che agiscono in tal senso. La prima sostanza sono gli antociani che sono contenuti nell'uva bacca rossa e che sono poi anche responsabili del colorito rosso all'interno del vino. Sono assenti nell'uva bianca e sono quelli che con il processo appunto di macerazione a contatto delle bucce conferiscono il colore. La loro quantità è determinata da diversi fattori come l'anzianità della pianta, l'annata, il clima, il terreno, il tipo di concimazione. Quindi, come vedete, non è sempre così facile o comunque così diretto determinare effettivamente il colore finale che può avere quel determinato vino, proprio perché incidono su di esso fattori che non dipendono solo dalla tipologia di uva utilizzata. Dall'altra parte, se così vogliamo dire, del colore ci sono i flavonoli. I flavonoli sono i responsabili invece del colore bianco, infatti sono contenuti all'interno dell'uva bianca, conferiscono questa sorta di colore giallo, verde, biancastro all'uva, appunto a bacca bianca, e non è, però ecco, a differenza degli antociani sono presenti anche nell'uva rossa, quindi non è che c'è un contrasto, nell'uva rossa sono presenti ma in quantità tali basse o comunque non così elevate, proprio perché sono coperte dagli antociani, quindi l'antociano, quindi il rosso, prevale sul bianco dato dalle sostanze contenute nell'uva bacca bianca. Arriviamo poi anche ai tannini. I tannini in realtà sono un po' una via di mezzo, perché incidono sia sul gusto che sul colore. Sul gusto direi che sia abbastanza chiara la loro incidenza, danno quel senso di astringenza che noi andiamo a sentire quando andiamo a degustare il vino, e sono solitamente indicativi anche di una necessità di affinamento e di maturazione del prodotto stesso, ma sono anche responsabili del colore, perché nei vini di lungo invecchiamento la loro presenza o in quantità minore o maggiore determina poi le varie sfumature che il vino acquisirà, quindi le sfumature ad esempio granate o aranciate, tipiche appunto dei vini che hanno fatto un lungo affinamento. E nella buccia sono anche contenute le sostanze aromatiche, quelle che poi danno l'odore al nostro vino, quindi il suo profumo, ma anche determinati poi sapori in qualche misura. E, però di questo abbiamo già parlato nelle puntate apposite degli aromi del vino, che vi lascio qui nelle schede, in modo che voi possiate andarle a recuperare e vedere un po' di cosa abbiamo trattato. Avendo esaurito la parte della buccia, andiamo nella parte più corposa dell'acino, che è la nostra polpa, che rappresenta praticamente il 75-80% dell'acino. Di fatto è composta per la stragrande maggioranza di acqua, il 70-80% della polpa è acqua,
e poi una percentuale variabile in funzione dell'acqua degli zuccheri, quindi fra il 15 e il 30%. Gli zuccheri presenti normalmente nella polpa sono due fondamentalmente, il glucosio e il fruttosio. Una maggior presenza di glucosio ci indica un'uva non ancora particolarmente matura, mentre un'uva più matura, più avanti nella maturazione, trova una presenza maggiore di fruttosio. Questo perché? Perché è il glucosio che si va a degradare nel corso della maturazione trasformandosi in fruttosio. Quindi a seconda appunto della fase di maturazione avremo più uno zucchero o un altro. All'interno della polpa sono contenuti anche gli acidi, anch'essi sono responsabili in varia misura del gusto e del sapore del nostro vino. Principalmente ne abbiamo quattro fondamentalmente, che sono il tartarico, il malico, il citrico e l'acetico. Il tartarico è quello più presente, è quello che anche determina la maggior parte del pH acido del vino, anzi ogni tanto si interviene proprio sulla quantità di acido tartarico per diciamo misurare meglio l'acidità, in quanto l'acidità è un conservante per determinate tipologie di batteri, non facilita la presenza di carica batterica e quindi viene utilizzato anche come forma di conservante. Un modo per vederne la sua presenza è soprattutto in vini non particolarmente fatti bene o non particolarmente ben conservati, sotto forma di cristalli che si formano sul fondo della bottiglia. Mi potrebbe appunto capitare di vedere questi cristalli, è di fatto la precipitazione dell'acido tartarico. Non è pericoloso, in quanto l'acido tartarico è pericoloso solamente a grandissime quantità, parliamo ad esempio di quasi 6 etti per un uomo di 75-80 kg. Effettivamente mangiare 6 etti di acido tartarico non so quanto possa essere piacevole, e quindi di fatto non è pericoloso, però è un segnale di un qualche cosa che all'interno del vino probabilmente non è andato a buon fine. Abbiamo poi invece l'acido malico, che è quello più aggressivo, è quello che è dà il tono proprio quello acido e potente al vino, che lo rende anche un po' sgradevole al gusto. Per evitare questo, soprattutto nei vini rossi, si cerca di favorire la fermentazione malolattica. Di fatto è una tipologia di fermentazione che fa trasformare l'acido malico in acido lattico, che è un acido meno aggressivo e che dà quindi più morbidezza al vino. Quindi quando sentite parlare di morbidezza, in alcuni casi, o meglio nella maggioranza dei casi, è la fermentazione malolattica che ha permesso questo passaggio, quindi da un acido particolarmente aggressivo a un acido più gradevole, e quindi che dà questo senso di morbidezza all'interno del nostro palato. Abbiamo poi l'acido citrico. L'acido citrico invece è il gusto, quello più agrumato, fra virgolette, quello più asprigno. Dico agrumato perché parlo magari del limone, per darvi una sensazione anche gustativa più immediata, ed è di solito tipico dei vini giovani. Quindi i vini giovani con questo gusto fresco lo devono appunto alla presenza dell'acido citrico. Poi infine abbiamo invece l'acido acetico, che è un acido che si fa più sentire al naso che non al gusto normalmente, perché è responsabile di quello spunto pungente che di solito ad esempio ha l'aceto. Se ad esempio voi lasciate dell'uva ferma magari in un posto, sentirete questo odore un po' pungente che deriva appunto dall'acido acetico. Normalmente non è un difetto se sparisce in poco tempo, parlo di quando è presente nel vino, invece se rimane ed è persistente, allora forse qualche domanda bisogna farsela. Arriviamo infine agli ultimi due componenti della polpa, che sono i minerali e le vitamine.
Le vitamine sono molto importanti nel processo di fermentazione perché vengono utilizzate dai lieviti, fanno parte della, fra virgolette, alimentazione dei lieviti, che permette appunto poi la trasformazione degli zuccheri in alcol e quindi il raggiungimento della gradazione alcolica desiderata. Invece i minerali, chiamati anche le ceneri del vino, perché se dovessimo andare a bruciare sostanzialmente il mosto, le ceneri del mosto che ci troverebbero sarebbero appunto dati dai minerali presenti al suo interno, di fatto non derivano tanto da caratteristiche proprie dell'acino, ma dal terreno nel quale viene coltivato e anche dalle tecniche di governo cosiddette che vengono utilizzate nelle viti per appunto la produzione dell'uva. Ad esempio, il calcio è presente in una quantità maggiore o minore a seconda del terreno su cui trova appunto radice il nostro vigneto, o la presenza del rame è dovuta al suo utilizzo come normalmente come antiparassitario nella coltivazione. Di fatto tutte queste caratteristiche danno, o meglio questi componenti danno, quel gusto di sapidità che è molto ancora dibattuto all'interno degli esperti di vino, in quanto parlare di salinità, sapidità del vino è ancora un tema un po' controverso, però di fatto probabilmente questa mineralità, alcuni addirittura la chiamano, è dato dalla presenza di questi sali. Di questi minerali. C'è da dire che alcuni tecnicamente non avrebbero un sapore proprio, non hanno sapore, quindi è per questo che molto spesso un po' è dibattuto questo tema, però lo lasciamo agli esperti, non è la nostra intenzione andare a approfondire oggi questo tema. Bene, direi di avervi detto tutto per quanto riguarda l'acino. Come sempre, se avete qualche dubbio o qualche domanda, qui sotto nei commenti potete scrivermele. L'hashtag AskTheWine è sempre a vostra disposizione. E come sempre, ricordandovi che bisogna bere con moderazione ma di qualità, che i minori di 18 anni non devono bere e che non dovete bere, soprattutto quando dovete guidare o fare attività pericolose, io vi faccio un saluto e ci vediamo alla prossima puntata di Approfondiamo Insieme qui su The Wine Channel. Ciao e alla prossima!